Presidente Burlando, per il 31 luglio 2014 la nuova strada mare dovrebbe essere pronta. Sì, oggi abbiamo fatto un bellissimo sopralluogo, vedendo un lavoro che è veramente molto avviato. Manca un anno e mezzo, tra un anno e mezzo si potrà andare da Levante a Ponente, da Lungomare Canepa fino a Stazione di Conegliano, con la nuova viabilità definitivamente conclusa. Questo è l'impegno contrattuale che hanno assunto dopo una lunga negoziazione Sviluppo Genova e la concessione e la società appaltatrice. In queste settimane si sta anche studiando la possibilità di estendere questo appalto con una rampa di collegamento col casale autostradale, che potrebbe essere molto interessante, perché a questo punto un casale di San Piero d'Arena molto intasato in molte giornate dell'anno potrebbe essere decongestionato, perché uscendo a Conegliano uno può arrivare alla foce con una viabilità dedicata. Se questo accordo verrà concluso, l'intenzione è di concludere questo collegamento sempre dentro i tempi del 31 luglio 2014. Poi rimangono ancora tre opere da fare, che bisognerà mettere in parallelo a queste: il completamento dell'allargamento di Lungomare Canepa, che in parte è previsto in questo appalto e in parte no. L'ANAS ha recentemente erogato il finanziamento, quindi ora si può procedere con gli appalti. E poi i due collegamenti di viabilità a mare con sponda destra e sinistra Polcevera. E alla fine parliamo di cinque diversi interventi: la strada a mare in costruzione, il collegamento con l'aeroporto, allargamento di Lungomare Canepa e le viabilità nuove di collegamento con sponda sinistra, sponda destra e Polcevera.